Siamo a Val Guarnera. Questo borgo è nato, come tanti sanno, nel 1609, tra l'altro è scritto nella lapide, che racconta in sintesi la nascita della fontana e del borgo. Ma noi della storia di Val Guarnera vi parleremo in prossimi incontri, così come vi parleremo della sua struttura e della storia, anche per certi versi complessa, che ha avuto questo borgo. Ce ne occupiamo per poter offrire, diciamo, alla popolazione un po' d'attenzione in più verso un borgo che andrebbe possibilmente recuperato o valorizzato o almeno considerato un po' di più. E adesso vi facciamo qualche cenno sulla storia di Val Guarnera, che abbiamo detto che nasce nel 1609 per volontà di Antonino Saladino, che è un nobile, chiaramente, e Saladino già ci fa pensare a un cognome spagnolo, che sposa Francesca Baruta. Antonino Saladino e Francesca Baruta hanno dei feudi anche nell'altro Val Guarnera, il Val Guarnera Caro Pepe, che è in un'altra parte della Sicilia, e qui fondano Val Guarnera Ragali, a suo tempo con la G. Dai Partenici si è pronunciato Rali con una doppia A. E cosa possiamo dire? Ecco, che hanno avuto una licenza populandi da parte del re del loro periodo, Ferdinando III. E licenza populandi è una cosa che dobbiamo approfondire nel tempo, nei prossimi incontri l'approfondiremo meglio, perché ha vari significati. E comunque attraverso questa licenza populandi, il Saladino e la Baruta costruiscono la città, cioè progettano il borgo, progettano la città. Significa che incaricano un architetto, un vero progettista al servizio della nobiltà di quel tempo e fanno nascere il borgo. Quindi non nasce in modo, come dire, spontaneo come tanti villaggi medievali o post-medievali.